Siamo qui riuniti oggi per parlare di un argomento cruciale. Come affrontare situazioni in cui ci sentiamo mancare di rispetto in pubblico? Come rispondere a battute sgradevoli che ci fanno sentire inferiori agli altri? So che tutti noi abbiamo attraversato momenti in cui ci siamo sentiti umiliati o sottovalutati. Ma ho una notizia per voi. Possiamo imparare a gestire queste situazioni, a ottenere il rispetto che meritiamo. Mi piace pensare a queste situazioni come sfide, opportunità per dimostrare il nostro valore e la nostra forza interiore. Spesso, quando qualcuno ci manca di rispetto, non è perché ci odiano o ci disprezzano, è spesso perché vogliono sentirsi superiori, cercando di emergere a nostre spese. Ma noi possiamo cambiare questa dinamica. Possiamo decidere di non tollerare il mancato rispetto e di imporre il rispetto che meritiamo. Ecco come farlo. Innanzitutto, è fondamentale causare una buona prima impressione. Quando incontri qualcuno, alzati e guarda negli occhi quella persona mentre la saluti. Questo gesto può fare la differenza, mostrando che non ti sottometti e che hai fiducia in te stesso. Quando sei in pubblico e qualcuno ti interrompe, fissa quella persona intensamente con uno sguardo serio. Questo atto farà capire a chi interrompe che stai ascoltando e che meriti rispetto. Chiedi più educatamente di poter continuare la tua frase. Questo ribalterà la situazione e farà sì che quella persona si renda conto del suo atteggiamento. Nelle situazioni in cui qualcuno cerca di umiliarti con una battuta, usa la tua intelligenza emotiva. Non reagire immediatamente. Fai finta di non aver capito e sentito la battuta. Poi chiedi di ripeterla. Questo metterà a disagio la persona che ha cercato di darti addosso e dimostrerà che la sua battuta non ti ha toccato minimamente. Ecco un trucco psicologico interessante. Quando qualcuno cerca di provocarti, cambia argomento in modo inaspettato. Fai una domanda o un commento che non ha nulla a che fare con la situazione. Questo spiazza chi cerca di provocarti e mostra che non sei disposto a giocare il suo gioco. E infine, ricordate che non siamo obbligati a tollerare il mancato rispetto. Se vedete che le persone non rispettano la vostra presenza, abbiate il coraggio di ritirarvi. È meglio essere un'assenza apprezzata che una presenza sminuita. Ricordate, ogni sfida è un'opportunità. Possiamo imparare a gestire queste situazioni con grazia e assertività. Non dobbiamo accettare il mancato rispetto. Possiamo imporre il rispetto che meritate e guadagnare l'ammirazione degli altri. Quindi vi invito a prendere queste parole a cuore e a mettere in pratica questi consigli. Non lasciate mai che qualcuno vi faccia sentire inferiori. Siate forti. Siate sicuri di voi stessi e otterrete il rispetto che meritate. Metti un like e condividi il video. Ciao, grazie.